Eccoci qui, come è stato un saluto a tutti, ben ritrovati. Vi invito come sempre a commentare numerosi, a iscrivervi, a lasciare un like e scaricate gratuitamente l'app di NumoroGuess dal link qui sotto in palio la maglia del Milan che assegniamo tra pochi giorni con il vostro giocatore preferito. Scrivete qui sotto il vostro nome e il nome del giocatore che preferite, appunto, scaricata gratuitamente da questo link. Scatenatevi. Allora, una serie di notizie. Allora, partiamo subito intanto con il sottolineare l'exploit di un giovane nostro rossonero, che è Diego Sia, che ha 17 anni e sta facendo molto bene in questo inizio di campionato con la Primavera. Lui è nato il 10 marzo 2006 a Parabiago, classe 2006 appunto, e ha realizzato 3 gol nelle prime due giornate di campionato. Le vediamo subito, 2 nell'esordio col Monza, nel 3-1 al Monza, e 1 nel 4-1 col Vismara. Esterno che speriamo possa continuare così, ripeto, appena 17 anni, un 2006, chissà che un domani non lo si possa ritrovare in prima. Bisogna avere grande attenzione sulla primavera, perché da lì dobbiamo per forza di cose portare valore sportivo, si intende, ma anche un domani eventualmente economico, perché vedete come anche altri club fanno operazioni di natura finanziaria sui giocatori, magari con della recompra, e con queste risorse poi fanno mercato. Noi Brescianini l'abbiamo regalato, abbiamo il 50% sulla futura rivendita, però bisogna anche noi, se partono giocatori giovani, monetizzare, e quindi vediamo, seguiremo con attenzione questo giocatore Diego Sia, che ripeto ha fatto 3 gol in 2 partite, una primavera che ha iniziato benissimo, speriamo che possa essere un bell'anno per tutti. Poi capitolo tuta, la tuta che è stata contestata da tuta e maglietta, contestata da tanti tifosi, in particolare dalla curva, anche con un comunicato, tuta che era nera e maglia anche nera, rosa, inserto rosa e inserto blu, ricordava l'Inter, ebbene è stata tolta, rimossa dallo store ufficiale, quindi è stata cancellata, dietro appunto la sollevazione dei tifosi. Devo dire che magari ci si poteva pensare un po' prima, evitare anche di arrivare a quel passaggio, perché c'è chi la studia, c'è chi la crea, c'è chi la propone, c'è chi poi dice va bene oppure no, approvo oppure no. Qualche step prima secondo me si poteva realizzare uno stop, meglio tardi che mai. Comunque un club che di fronte a certe situazioni, laddove può, ascolta i tifosi, merita secondo me un applauso, perché ammette l'errore e quindi fa un passo indietro. Maglia tutta che non è stata più messa in vendita, rimossa, adesso una maglia tutta rosso-nera con colori classici, senza andare a strafare da un punto di vista di idee, colori e fantasie. Poi oggi ha parlato De Ketelaere, che come sapete ha iniziato bene con l'Atalanta, perché ha fatto 3 presenze, un gol e un assist, in realtà appena 171 minuti, un gol e un assist. Lui dice: quando arrivi in un posto nuovo c'è molto da fare, adattarsi al paese, al sistema di gioco, alla lingua. E lui queste cose, adattarsi al paese, al sistema di gioco, ha fatto un po' fatica. Ma naturalmente se la mina non ha funzionato è stata anche in parte colpa mia. Dice anche in parte, quindi si attribuisce una parte, ma ne dà altre a qualcun altro che adesso vedremo. Quindi fa una sorta di concorso di colpe. Una constatazione amichevole: non è stata la stagione che mi aspettavo, ma non me ne pento. Non sempre ho raggiunto un alto livello, e entrare a partite in corso, come spesso mi è successo, non ha aiutato. Non sono un tipo esplosivo, mi sento meglio quando sono in campo per un periodo di tempo più lungo e posso entrare davvero nel flusso di una gara. Quindi dice: io entrando a gara in corso faccio fatica. Le critiche hanno fatto il resto, non leggo sempre i giornali, cerco di isolarmi, ma comunque le senti, non resti indifferente. Non aver mai segnato è stato un problema, la gente chiede gol e assist, non guarda soltanto la prestazione. Dico che le critiche sicuramente hanno avuto un peso e ci sono state. Eccessivo però no, dipende dai punti di vista. Il gol, guardi il gol e l'assist, ma anche quando abbiamo cercato di vedere la prestazione, De Ketelaere, che aveva iniziato bene, ha avuto comunque un calo continuo, quindi anche la prestazione purtroppo, caro Charles, è mancata. Sono sicuro che però lui aveva fatto 2 gol entrambi annullati, uno non si capisce neanche perché. Se gli avessero convalidato il gol con la Samp, secondo me avremmo commentato una stagione diversa. Non abbiamo la controprova,
Però col gol, secondo me, si sarebbe sbloccato mentalmente e sarebbe stato tutto in discesa, invece è stato tutto terribilmente in salita per lui. Poi dice: il Milan in parte mi ha suggerito di andarmene, ma anche io sapevo che avrei avuto poco spazio. Per tutta l'estate ci sono state trattative di mercato, mi sono chiesto: aspetto la mia occasione, resto ancora giocando un po' meno, o vado in un'altra squadra per mettermi alla prova? La seconda ipotesi mi faceva sentire meglio, l'Atalanta ancora di più. Quindi ha capito che rimanere non era cosa, anche perché nel frattempo là davanti la concorrenza è aumentata anche parecchio e non c'era forse un vero suo ruolo. Voglio mettermi in mostra nel club, non è che non volessi andare al PSV o in altre squadre, semplicemente volevo l'Atalanta. Qui sto giocando più alto, più vicino alla porta, in questo modo posso diventare di nuovo la migliore versione di me stesso. L'anno scorso invece ero un centrocampista offensivo. Qui c'è una critica, neanche troppo velata, Pioli, che non l'ha fatto giocare più avanti, più vicino alla porta, più da punta, a parte una volta, non con grandi risultati. L'anno scorso ero più centrocampista offensivo, quindi lui si vede molto più, diciamo così, punta che centrocampista offensivo. Comunque, grato al Milan, io ho imparato molto, tatticamente ho maggiore esperienza, in assoluto so di essere diventato un giocatore migliore, per il bagaglio che si porta dietro, per le difficoltà che ha dovuto affrontare sicuramente. Da un punto di vista tecnico non l'abbiamo ancora visto. Diciamo che comunque si prende una parte di responsabilità, dico ci mancherebbe altro da un lato, però quando sei così giovane tendi sempre a dare la colpa a qualcun altro. Invece secondo me ha dimostrato maturità. Ricordiamo che lui ha 22 anni, è molto giovane. Su di lui abbiamo dei soldi da poter incassare, perché saranno 23 più 4 di bonus se l'Atalanta andrà in Europa. Quindi, mentre all'inizio ero un po' combattuto, ora dico spero che possa fare bene. Spero che possa fare bene, che possa essere riscattato, così il prossimo anno noi avremo 23 milioni o forse 27 da spendere e lì hai una fiche importante per un giocatore forte, per un giocatore davvero forte. Puoi spendere quasi 30 milioni per un giocatore senza andare a prendere soldi da altre parti. E quindi magari hai meno necessità di dover cedere qualche big per fare player trading. È andata così, sinceramente un po' mi dispiace, molto mi dispiace perché ero un suo grande estimatore. Io de devo dire che se abbiamo la torta da dividere in fette, secondo me la fetta principale è il suo carattere. Fa fatica a vivere in una piazza così importante. C'è una fetta poi di sfortuna, perché quei due gol annullati secondo me lo hanno un po' segnato. Se fossero stati convalidati, non era lui fuori gioco, era fuori gioco Giroud, in un altro, non si capisce neanche perché, sarebbe stata un'altra storia. E poi sicuramente anche la componente tattica, perché lui ci dice che non è stato sfruttato a dovere. Chi si conosce meglio di lui, lui e basta. E quindi ci sta anche che dal punto di vista tattico non sia stato capito. Io l'avrei voluto vedere esterno di destra. Lui dice un po' più vicino all'area, ma non centrocampista offensivo, come giocavo io. 22 anni, molto giovane, ha davanti la carriera e spero che non diventi un rimpianto troppo grande, ecco, però se incassiamo soldi, ben venga. Se incassiamo soldi abbiamo possibilità di fare ancora più cose importanti, ci sono diverse zone in cui si può andare a migliorare, ecco. Sicuramente il 9, il terzino, l'alternativa di lì, il centrocampista centrale, magari anche in difesa, e quindi i soldi servono. Attenzione perché pare profilarsi un nuovo derby di mercato per un attaccante del quale abbiamo già parlato e del quale parleremo magari domani mattina con informazioni in più, che è Jonathan David del Lille, giocatore canadese, nato in America ma canadese, che fa tanti gol da diversi anni. Scadenza 2025, sapete che il Milan ci ha provato. Attenzione perché secondo colleghi molto ben informati che seguono l'Inter, si profila un nuovo derby con l'Inter che comunque farebbe un tentativo per lui la prossima estate, quando sarà un anno dalla scadenza. Ovviamente un po' presto, però attenzione perché Milan potrebbe avere la necessità di fare l'attaccante magari a gennaio e quindi anticipare la concorrenza. Io credo che poi la prossima sarà l'estate della partenza di Lautaro Martinez, quindi loro magari un giocatore con queste caratteristiche lo vorrebbero proprio per sostituire Lautaro. Per noi è l'uomo giusto oppure no? Jonathan David, sicuramente meglio di Jovic, che però spero possa stupirci. Per caratteristiche però non è Giroud, è una cosa molto diversa.
E io dico che il 9 non lo devi sbagliare, il 9 è una cosa troppo importante e non possiamo sbagliare, quindi devono essere fatte tante tante valutazioni. Noi quando salta Taremi facciamo tanti tentativi anche un po' a istinto. Forse non aver preso tanto per può non essere stato un male, speriamo che Jovic possa uscire, però sul prossimo 9 io non vorrei più sbagliarmi. Quindi non sono sicuro che possa essere Jonathan David, ho ricevuto pareri contrastanti, magari domani mattina facciamo insieme il punto, però attenzione perché si potrebbe profilare un altro derby di mercato per questo attaccante che andrebbe poi a sostituire Lautaro Martinez nell'idea dell'Inter e nel Milan fare il numero 9. Intanto vi chiedo se vi piace oppure no, poi farò un approfondimento anche su questo nome molto interessante su cui il Milan comunque c'è stato e c'è. Ditemi cosa ne pensate di tutto, scatenatevi, commentate, iscrivetevi, lasciate un like e scaricate gratuitamente l'app di Nuoro Diez dal link qui sotto. Scrivete il vostro nome del giocatore preferito per provare a vincere la maglia. Un saluto.